Dopo 25 anni potrebbe finalmente aprirsi il cantiere per la riqualificazione del torrente Bisconte Catarratti, un'opera da 30 milioni di euro già pensata e programmata con la legge 10 del 90, ma ferma al palo di una burocrazia che non permette slanci. Oggi il tema è stato affrontato in commissione viabilità alla presenza del RUP Armando Mellini, che dal 2007 segue la vicenda. In questo momento abbiamo risolto, ho riferito poc'anzi alla commissione consigliare, abbiamo risolto le criticità che erano insorte nella fase di aggiudicazione provvisoria da parte della commissione nominata dal soggetto attuatore, che è il dottore Croce di Palermo, e relativamente a quello che riguardava le problematiche sui giustificativi d'offerta. L'impresa provvisoriamente aggiudicataria ha giustificato adeguatamente tutte queste scelte, questi ribassi e i tempi contrattuali che aveva formulato nell'offerta, e tutta la relazione a corredo è stata inviata all'ufficio del commissario di Palermo. E mentre si pensa alla riqualificazione dell'Alveo, l'attenzione si concentra anche su quei manufatti che a pochi metri dall'Alveo sono nati e la cui eliminazione aspetterebbe agli uffici comunali competenti. Dovremmo ora completare le verifiche previste per legge dal codice degli appalti presso il portale dell'ANAC. Nell'ipotesi che queste verifiche siano tutte positive, pensiamo, siccome bisogna acquisire tutti i certificati penali, casellari giudiziari e quant'altro, stimiamo sempre una trentina di giorni ultimata la fase dell'emanazione per poter arrivare alla fase dell'emanazione del decreto di aggiudicazione.